Let's start the party. Thank you.
Sono l'inizio, sono l'omega, sono la fine, sono colui che è, colui che era e colui che viene, l'onnipotente. Oh Signore, noi ti rispettiamo, noi ti onoriamo, sempre e dovunque glorificheremo il tuo nome, sempre e dovunque elogeremo il tuo nome. Oh Signore, abbi pietà di noi. Possa tu concederci la felicità, fa sì che il mondo possa conoscere la tua benevolenza, fa sì che tutti i popoli possano ricordare l'eterno la tua magnificenza. Noi ti elogiamo, ti benediciamo. Tutto, tutte le cose, al tuo volere tutte le cose si sottomettono. Noi ti glorifichiamo, ti elogiamo, dal tramonto all'alba, dal presente fino all'eternità. Del mattino è terminato. Gesù, la prego, aspetti un attimo, eh. 5 anni sono passati al suo cospetto da quando ho fatto domanda di riabilitazione totale. Chiedo a Dio di ratificare la delibera il prima possibile. Inoltre, a nome del signor Einstein, chiedo che gli venga restituito il cervello. Sono ormai trascorsi almeno 20 anni, se non di più. Chiedo a Dio di attuare la delibera il prima possibile. Oggi Dio non farà politica mattutina. Come? Non si occuperà di burocrazia? No, è un canto asfissiante. E papà ha deciso di andare in vacanza per un mese in un villaggio turistico. Dio, padre mio, signore del cielo, se non risolvi, i problemi si trasformano in macigni. I problemi sono troppi e io non ne posso più sopportare il peso, è per questo che me ne vado in vacanza. C'è troppa gente in paradiso, su. Già da tempo il genio romano ha tentato di invadere il paradiso. 20 anni fa, un americano di nome Armstrong, a bordo della navicella spaziale Voyager, ha barcato il territorio del paradiso, la Luna. Gli americani hanno rubato più di 22 kg di terra e sabbia. Inoltre hanno costretto alla fuga le dee Diana e Chang'ra, che sono state costrette ad andare in giro in lungo e largo, senza trovare riposo. Anche loro, proprio ieri, si sono rivolte a Dio con le lacrime agli occhi per chiedere dimora in paradiso. Ma il paradiso è piccolo. E le persone sono tante. Già da tempo c'è un problema di sovraffollamento. E come ve lo troviamo? Un posto pure per loro. Ma come la mettiamo con la mia domanda di riabilitazione totale e con la restituzione del cervello del signor Einstein? Ma silenzio! Il paradiso ha bisogno di tranquillità e Dio ha bisogno di pace. Se non la smettete con questa sciocchezza della riabilitazione, papà potrebbe anche punirvi. La navetta per il villaggio è pronta qui fuori. Mi prego, andiamo. Dopo pranzo un astronauta l'ha gettato. È un oltraggio! Utilizzano il paradiso nemmeno
capaci. Io non posso più andare in vacanza. Non andate più. No, devo punirli. Punire l'umanità! Punire l'umanità! Punire l'umanità! Ai! Date una mano a questo anziano! Anziano maestro Confucio! Ma come sta? Poco fa ero seduto sotto un mandorlo. Un mandorlo? Assieme a 72 discepoli a discutere della via. Improvvisamente ho sentito delle uova. Era una forma di anime del purgatorio. Punire l'umanità! Punire l'umanità! Punire l'umanità! Una manifestazione di protesta? Proprio così! E quanti erano? Tanti! E che gente era? Tutti personaggi famosi! E chi era il capo della dimostrazione? Un uomo o una donna? Un uomo o una donna? Era un uomo! Ma con i capelli lunghi fino alle spalle! Sulla schiena portava un grosso prosciutto! Scusi, sulla schiena aveva un grosso prosciutto? Giusto! Punire l'umanità! Punire l'umanità! Punire l'umanità! Ah, i dimostrati sono giunti alle porte del paradiso! Ehi tu! Quello col prosciutto sulla schiena, vieni qui! Vatti avanti! Cognome? Leo. Nazionalità? Inglese. Anno di nascita? 1940. Anno di morte? 1980. Sesso? Maschio. Maschio? Non mi crede, può controllare. Ti permetta, questo è un oltraggio. Ma se è maschio, ma come mai vai in giro con questi vestiti a fiori e i capelli lunghi fino alle spalle? Questa capigliatura che io ho lanciato è la moda degli anni 60. Occupazione? Beatles. Beatles? Io sono un grande cantante di rock and roll. Beatles sono gli scarafaggi. Rock and roll? Scarafaggi? Non sapete proprio niente di me. Thomas è un uomo nobile di animo che non si preoccupa se nessuno lo conosce. Ni rugo shi yi ge dao de gao shang de ren na, jiu bu hui zai yi you mei you ren ren shi ni la. Cosa? Cosa? Che lingua parla questa? Io, cantante di scarafaggi di rock and roll, il musicista capace di suonare contemporaneamente chitarra e tastiere. Siamo quattro in tutto, famosi in tutto il mondo. Sulla terra sono più popolari di Gesù. Ma come osi? Cazzo è vero! Scusate. Se le semplici parole non bastano a farvi credere, vi prego, permettetemi di offrirvi la canzone che mi ha reso famoso in tutto il mondo. No hell below us.
Era una semplice manifestazione. Non abbiamo fatto nessuna sommossa. Perché questo è l'unico modo che abbiamo per esprimere le nostre volontà. E che volontà volete esprimere? Vogliamo entrare in paradiso! In paradiso! Vogliamo entrare in paradiso! Vogliamo entrare in paradiso? Giusto! Le persone che lasciano il mondo passano soltanto 3 anni. Mentre noi siamo persone morte nella seconda metà del secolo. Siamo stati in purgatorio per 20-30 anni, senza mai lamentarci fino ad oggi. Ma ora... vogliamo entrare in paradiso! Il prima possibile! Non posso soddisfare le vostre richieste. Ah, perché? Ma lo sai ad oggi quante persone vivono in paradiso? Sono più di 23 miliardi! Sulla Terra hanno vissuto più di 23 miliardi di persone. Oh, senza contare i 5 miliardi che ci vivono ancora adesso. Ma il paradiso è un cubo di appena 15 miglia per lato. Ora fammi capire tu, dove potrebbero entrare tutte queste persone? Con mis canciones me he opuesto a la guerra, alabando la paz. He elogiado el amor y propuesto la amistad. Si no entro yo en paraíso, ¿quién puede entrar? Está claro. Ma com'è che dice la tua canzone? Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no? Immagina che non ci fosse il paradiso, è facile se ci provi, vero? E allora perché? Spiegami perché continui a chiedere di entrare in un luogo che non credi che esista. L'inferno invece di sicuro esiste, in contrappunto. E magari proprio quello è il luogo adatto a te. Io mi oppongo. Oh, come osi opporti a Dio? Ne ho il diritto. Questo è il regno dei cieli. Oh. Il regno dei cieli dovrebbe esserci più democrazia che in terra. Punire l'umanità! Punire l'umanità! Punire l'umanità! Andate via! Qui ci sono un atomo di un grande schema. Ad ogni modo non sarò in grado di placare le urla della folla. Vogliamo entrare in paradiso! Non ci fermeremo finché non entreremo! Libertà! Libertà! Noi siamo decisi a rimanere qua! Udite. Guai a voi che dineggiate le sommosse. Guai a voi che gettate barattoli di mele in paradiso. E a tutti gli uomini. Tutti gli uomini che ancora vivono. Come padre, punire di tutti gli uomini. Tutti i mali esistenti provengono dagli uomini. Eliminati gli uomini, elimineremo anche il problema. Io sono sinceramente pentito d'averli creati. E tu, che ci fai ancora qui? Sono già morto una volta, non ho paura di morire una seconda. Sai, Dio distruggerà il mondo. Certo, è malvagità. Scompariranno. Tuttavia, anche ciò che la fortuna ha potuto verrebbe meno. Spero che Dio ci pensi tre volte prima agire. Ciò che ha detto il signor Confucio è vero, eh? Sulla terra esistono i mali, l'umanità ha delle colpe, ma c'è anche la Sfinge. Ci sono i grattacieli. C'è la grande muraglia con la sua infinita lunghezza. Ci sono i televisori a colori. C'è la Mona Lisa, la nona sinfonia di Beethoven, Harry Moore, Disneyland, i giochi olimpici. C'è la moda francese, la cucina cinese. C'è la chiesa di Santa Sofia. Ci sono i condizionatori d'aria con telecomando. E che cosa sarebbero questi condizionatori d'aria col telecomando? Ah. Che cosa sono, non si sa. Sono un tipo di apparecchio inventato dall'uomo moderno. Può produrre freddo e caldo, cambiare e regolare la temperatura interna di una stanza. Ad esempio, questo momento qui è un caldo terribile. Usando quell'apparecchio otterremo subito un fresco piacevole. È un
un'invenzione da Dio. Signore misericordioso, perdoni le carte del mondo. No, nessuno può modificare la mia volontà. Nessuno può cambiare la volontà divina. Punto. Dio, supplichiamo la tua benevolenza. Dunque, nessuno può cambiare le decisioni di Dio. Nessuno può opporsi alla volontà divina. Proprio così. Non esiste proprio nessuna eccezione. Ovvio. E lei? Che cosa vuol dire? Anche lei è in grado di cambiare la propria decisione. Signor Lennon, Dio non può mai andare contro la sua volontà. Dio è coerente dall'inizio alla fine. Ma non lo ricordo. Riguardo a l'impossibilità di modificare la mia volontà, l'ordine è revocato. Grazie alla mia misericordia, il genere umano è salvo. Ma le loro anime non lo sono affatto. Credo che per salvare le loro anime... Cosa? Intenzione di fare? Ho intenzione di inviare sulla Terra una commissione investigativa. Mandare sulla Terra una commissione investigativa? Sì, per capire quali siano i mali che esistono e quali siano le ragioni, no? E che avete intenzione di mandare? Io! Scusi, oh, considero tutto bene, assumermi questa responsabilità. Anziano maestro Confucio, lei desidera andare? Sì. Dio, padre mio, l'anziano maestro Confucio è stato il più grande consigliere dell'antica Cina, un grande maestro per tante generazioni. La sua filosofia e il confucianesimo continua ad avere un forte seguito anche oggi. Inoltre, la popolazione della Cina è numerosissima e questa è una delle cause del sovraffollamento in paradiso. Perciò considero la partecipazione dell'anziano maestro Confucio oltremodo appropriata. E sia. Va bene. Rimangono da scegliere altre due persone e io scelgo io. Se voi permettete, io posso essere il secondo. Ma davvero desideri andare? Io sono vostro figlio, quello che meglio conosce la vostra legge e che meglio potrebbe indagare seguendo i vostri ordini. Ma temo che l'umanità possa pensare che io abbia fatto dei favoritismi passando un lavoretto così facile a mio figlio. No? Penso... Però, anzi, non è necessario. La parola è uomini, non fate nulla. La scelta dei virtuosi non è influenzata dalle nazioni di Pantera. Ma durante il primato dell'era cristiana io sono già sceso sulla Terra, perciò ho già una certa esperienza di indagine. Ma quella volta che è successo? Giuda t'ha tradito per danari e l'umanità hanno inchiodato la loro croce. Io temo che se ti mandassi in... Non ti devi preoccupare, babbo. Allora, la prima volta che sono sceso sulla Terra ero andato a diffondere il verbo. Avevo solo 12 discepoli, praticamente ero solo. Oggi la religione cristiana è diffusa in tutto il mondo. Una forza maestosa, c'è il Papa. Che ti devo dire, va bene. E sì, resta, direi, una persona giovane. Voi ritenete... Era il signor Lennon. Io? Grandioso! Lui, è intelligente, no? Ma in fondo... Ho capito, avrà anche istigato la sua massa, ma vuol dire che A è intelligente e B ha qualità organizzative, no? Fantastico! Dunque, invierò a voi tre dai miei sudditi ad investigare il mondo. Ok. Quando partirete? Prima partiamo, meglio è. Diamo subito inizio a questo viaggio. Io ho ordinato di andare, andiamo subito. È ora di congedarci da Dio. Aspettate un attimo. Venite. In paradiso davvero fa caldo. Quando tornate, fatemi la cortesia. Portatemi uno di quei... Come si chiama? Com'era? Uno di quei... I condizionatori d'aria.
Signor Rossi! Sono una giornalista dell'agenzia americana. A te crederci o no? Volevo chiederle, la fiera dei mondiali da lei organizzata, quanto durerà? Dal momento che la fiera internazionale del Guinness dei primati sarà la mostra più lunga mai esistita nel corso della storia. Quindi quanti giorni durerà? Giorni? Quanti mesi? Non saranno mica anni. Anni? Ma no! Sarà morta finché vivrò. La prego, signore, di notare che a tuttora ho appena 38 anni. Un'altra domanda. La fiera dei primati mondiali da lei organizzata, quali meraviglie prevede? Le meraviglie presenti in fiera possono essere suddivise in due categorie. Umani e materiali. Tra gli umani abbiamo incluso il signor Barnes, un francese alto 2,98 metri, no, l'uomo più alto del mondo. Poi con i suoi 40 centimetri la donna più bassa del mondo, l'americana Mansfield. Abbiamo l'indiano che riesce a digiunare più a lungo. È rimasto senza cibo per 286 giorni. Il signor Chakravorty. Abbiamo perfino l'inglese Hamilton, l'uomo che dopo aver bevuto 197 bottiglie di birra riesce a rimanere sobrio. Senza urinare. L'altro primato mondiale, un criminale di fama internazionale, ha ucciso 107 persone, stuprato consecutivamente 242 donne. Dal momento che il distretto dal quale proviene ha abrogato la pena di morte, il tribunale ha emesso una pena carceraria di... Una pena carceraria di 850 anni. 850 anni? 8 secoli e mezzo? È il record più lungo di detenzione della storia. Un altro primato mondiale. E come hanno potuto scarcerarlo? L'ho comprato. Anche un criminale così veloce e pericoloso può essere comprato. Ma sì, nel paese degli uomini d'oro è sufficiente avere questi. I soldi. E non c'è cosa che non si possa realizzare. Con questi posso comprare perfino Dio. Comprare Dio? Sì. Sono certo che per questo borsellino di monete d'oro Dio sarebbe disposto a concedermi tutte le meraviglie del paradiso. Anche la sua immaginazione è la primato mondiale. Certo. Ma ora venite, venite ad ammirare la mia collezione di tesori. Money makes the world go round, go round, go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. The market in the buck for a pound is gold and makes the world go round. Actually, income is sound, that's the world go round. C'è l'albergo del grande godimento, 14 stelle, l'hotel più lussuoso del paese di uomini d'oro. Signori, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. Ce l'avete la stanza più lussuosa del mondo? La suite presidenziale. Ne avete di migliori. Signore, è la più lussuosa in assoluto. Dio stesso le rimarrebbe soddisfatto. Questo signore è proprio il figlio di... Il figlio di Dio? Bene, tutti siamo figli di Dio.
Bene, prendiamola sui presidenziali. Prego, registratevi. Signore, buongiorno. La pace sia con te. È la prima volta nel paese degli uomini d'oro? Sì, è la prima volta che visito il vostro paese. Viaggio di piacere? Diffondere il verbo. Oh, un sacerdote? Sì, sono un sacerdote. Ma non avete bagagli? Nel decimo capitolo del Vangelo secondo Matteo c'è scritto: andate e non portate né soldi, né sandali né bastoni. Ogni volta che arriviamo a un luogo acquistiamo tutte cose nuove. Quando ce ne andiamo, le gettiamo. Portare i bagagli con sé è una scomodità che preferiamo evitare. Avete gettato i bagagli? Sì, tieni. Grazie. Lei è il signor Isaù? No, lui è il signor Isaù. Io sono il signor Beatles. Il signor Jing è là. Potreste mostrarmi i vostri passaporti? I nostri passaporti? Cazzo, probabilmente li abbiamo gettati assieme alle valigie. È un problema. Oh no, nessun problema. Il paese degli uomini d'oro è una nazione oceanica democratica. Vi si può entrare ed uscire liberamente. L'unico passaporto è il denaro. Ma, signor Beatles, non avete gettato anche i soldi insieme ai bagagli, vero? Gettare i soldi? Come può pensare una cosa simile? Avrei gettato anche la mancia per lei. Prego, prego. 964 piano. Prima di lasciare il paradiso ho dimenticato anche le cose fondamentali. Avremmo dovuto richiedere a Dio un fondo casa. No, non dobbiamo avere soldi con noi. Perché? Perché la prima volta che sono sceso sulla terra ho detto ai miei 12 discepoli che in tasca non dovevano avere né soldi, né monete di rame, né argento e né oro. Ma come si sopravvive senza soldi? Ho detto loro, quando arrivate in una città o in un villaggio, chiedete di una persona disposta ad accogliervi. Rimarrete fino alla vostra partenza. Ma questo è il paese degli uomini d'oro. Senza denaro non si muove neanche un dito. Signor Jin, sì, da oggi in poi lì si chiamerà signor Jin. D'accordo, signor Jin. Hai portato denaro? Denaro? Uomo nobile, non parla di denaro. Niente denaro, siamo poveri in canna. Come facciamo per alloggiare nella suite presidenziale? Poveri, uomo nobile, non hai mai povero! Oddio. Se non vi avessi mai conosciuto... Ora pensiamo a riposare e siamo gli inviati di Dio, nessuno sarà a chiederci dei soldi. Ricchezze e onori sono quando l'uomo più desidera. Ma se non li guadagna secondo la lei da via, non dovrà accettarli. Che cazzo è ricchezza giusta? Questo borsellino è la manifestazione dello spirito di Dio! Ce l'ha mandato Dio! Papà! Papà! In verità, ti dico che io non ho chiesto nessun favore a Dio. Quindi questo borsellino è di qualcuno che l'ha smarrito. Cosa vi importa di chi? Prima li usiamo e poi ne riparliamo. No, bisogna restituire il denaro trovato. Ipocrita. Anche Mosè ci mette in guardia. Non desiderare la casa degli altri uomini,
né la loro moglie, né il loro bestiame, né qualsiasi altra cosa, incluso il denaro. Se non vi avessi mai incontrato voi due, razza di becchi idioti! Dammelo! No! Oh, te lo dico un'altra volta, dammelo! No! Dal mio punto di vista, si potrebbe... La prego, parli pure. Tenere una metà, restituirne un'altra. Che cosa? Restituire una metà al proprietario e tenere una metà. Questo è un compromesso ingiusto. Tu vuoi restituirlo, lui vuole tenerlo. Questa è l'unica soluzione. Non sono d'accordo. Bisogna senza meno restituire il borsellino al proprietario. Dammelo. Va bene. Vedremo come pagherai la stanza, come pagherai da mangiare. Ai, uomo nobile di animo, vi cercano via, noi il cibo. 道德高尚的人呢，会寻求正确的道路方向，不会寻求你的食物。 Va bene, andiamo a cercare il proprio. Infatti questa è la mia intenzione. Ho soldi a sufficienza. Il mio borsellino. Il borsellino? Signora Ossia ha perso il suo borsellino. Probabilmente. Quante monete d'oro c'erano? Ma non tantissime. Tuttavia, tra le altre c'erano 5 monete d'oro appartenenti ai faraoni egizi. 5 pezzi unici al mondo. Nonché 4 monete parte dell'eredità della regina d'Inghilterra, niente di particolare. È un tesoro inestimabile, deve assolutamente denunciare il prima possibile tutto alle autorità. Non è necessario. Quel borsellino altro non era per me che un vezzo. Mi piace indossare monete d'oro. Amo toccarle, accarezzarle. Così comprendo il vero senso dell'esistenza e della mia vita. Ma quel che è perduto è perduto ormai. Signore, ci sono le dovute eccezioni. È questo il borsellino che avete perso? Sì. Lo hai trovato tu? L'ha trovato lui. Io l'ho raccolto io, il signor Orbitens. Quindi voi avreste intenzione di restituirlo? E che volete in cambio? È un semplice, normalissimo, grazie. Ma non è possibile. Oh. Manca solo una moneta. Okay. Grazie. Prego. Arrivederci. Avete un comportamento del tutto diverso rispetto alle persone che abitano in questo paese. Nel paese degli uomini d'oro, quando trovi dei soldi per terra, li raccogli. Neanche il sangue viene risparmiato. E voi consegnate a me ciò che avete trovato? Questa è codardia, ipocrisia. È un crimine. Che cosa? Un crimine? Sì, restituendo i soldi voi... Non riconoscete l'autorità del denaro. Eh? Ma se sarete riconosciuti come pazzi, vi farò rinchiudere in un manicomio. O in prigione. Io mi oppongo. Ah sì, ti opponi? Io sono il sindaco della capitale del paese degli uomini d'oro. Sono anche il sindaco più ricco di tutti i paesi. Nonché colui che ha maggiore autorità per occuparsi di voi. Polizia! Polizia! Voglio un avvocato! Non lo farò senz'altro presto!
Mio assegno hanno fatto! Dicevano di essere gli inviati di Dio. Extraterrestri? Senza dubbio vengono dallo spazio. Liberateli immediatamente. Propongo agli extraterrestri di collaborare con la mia impresa di viaggi spaziali. Venite. Lasciamo che il signor Aussi tenga compagnia a quei due. Io terrò compagnia a te. Con molto piacere. Dobbiamo brindare alla tua salute e al successo della nostra collaborazione. No, no, un momento. Che collaborazione? Basta che tu sia d'accordo, stipuliamo il contratto. Ma io devo confrontarmi con il signor Gesù, con il signor sacerdote. Poi non ho capito per cosa. Un contratto da 3 anni? Come guida turistica dello spazio, con un compenso di 10 milioni. Come ti sembra? 10 milioni? Ah. Eccellente! Ma non va bene, no. Il signor sacerdote non sarebbe d'accordo. Perché gli dai retta? Tu dovresti ascoltare me, amore. Ecco, questi sono 10.000 yuan. Prendili. È un regalo da parte mia. Amore, no, non funziona. Prendili. Cosa c'è che non va? Non dare più ascolto a quel vecchio sacerdote, ok? Non si può non obbedirli. Potrebbe riferire a Dio e farmi richiamare in paradiso e... Cosa? Cosa hai detto? Io... Quale paradiso? Niente, niente. Su, parla. No, 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 no. Ci deve essere per forza qualcosa, amore. Dimmelo. Siamo un gruppo di spedizione inviato da Dio! Non ci credo! Io sono John Lennon, il cantante dei Beatles! John Lennon! Oh, ecco perché il tuo volto mi era familiare! Ma io ti adoro, sono una tua fan. E gli altri due? Quello anziano è il cinese Confuzio. Confucio.
E sai chi è quel sacerdote? A tratti mi sembra di conoscerlo, ma non ne ho la certezza. No, questo non posso dirlo. No, non me lo lascerò scappare, parla. Lui è il figlio di Dio! Oh, il figlio di Dio! Oh. Gesù! Cosa? Gesù! Oh. Proprio lui! Gesù! Oh, Gesù! Gesù che scende sulla terra. No, non ci credo. Aspetta, ora che ci penso, sulla copertina del magazine del Guinness avevo visto la faccia di Gesù. Oh, amore, ma lo sai che valore immenso ha la notizia che mi hai appena dato? Quando lo saprà il signor Rossi, non starà più nella pelle. Lui vorrà sicuramente organizzare un nuovo pacchetto di viaggi turistici per il paradiso e voi potreste fare da guide turistiche. Il profitto annuo della compagnia aerea del signor Rossi salirebbe alle stelle. Sono commossa dalla gioia. Devo... Citati! Signor Rossi, ho l'onore di presentarle il signor John Lennon, il signor Confucio e il signor Gesù, direttamente dal paradiso in missione speciale sulla terra. Signor Lennon, le sono infinitamente grato per averci rivelato le vostre identità e la ringrazio per la vostra futura collaborazione, unendovi alla mia compagnia aerea. Daremo il via alla più grande impresa di viaggi turistici in paradiso. Signor Rossi, per la mia intermediazione sono 10 milioni e 10 per il contratto da fare a questi signori. Adesso devo andare. Mi raccomando. Signor Lennon, va bene? I suoi amici concordano? No, perché nel caso non fosse d'accordo, mi sentirei costretto a utilizzarvi come pezzi della mia collezione di primati mondiali, mandandovi in giro quella per il mondo. Allora? Ma come mai siete così interessato ai viaggi in paradiso? Beh, oltre al profitto che ne trarrei, personalmente desidero visitare il paradiso. Un giorno potrei diventare cittadino del cielo. Anche voi desiderate diventare un suddito del cielo? Ecco, uno dei motivi del sovraffollamento celeste. Anche chi proprio non può, ci prova. E forse ci riesce a raggiungere le altre sfere celesti. Un dato da tenere da conto. Tutti vogliono andare in paradiso, ma bisogna osservare i comandamenti. Ah, certo, certo, come no, sì. In verità vi dico che è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri a far parte del regno dei cieli. Basta cianciare! Vi ricordo che dovete ancora darmi una risposta. Dio, padre, lo so, avevi chiesto che ci dovevamo rivolgere a te solo in casi eccezionali, ma è giunto il momento di farlo. Ti prego, facci continuare la perlustrazione terrestre. Portaci via dal paese degli uomini d'oro! Thank you.
Beatrice. Lunga, lunga vita. Lunga vita all'imperatrice. Lunga, lunga vita. Ufficiale, ho trovato questo mazzetto di banconote. Banconote. Sono tutte qui, non una di meno, 10.000 yuan. Ah, sono 10.000 yuan, le banconote del paese degli uomini d'oro. Dove sono state trovate? Lungo il confine. Lo riferirò all'imperatrice che ti loderà e gratificherà. È una vicenda di massima importanza. Devi aiutare l'imperatrice ed il governo a trovare il proprietario. Darò anima e corpo all'imperatrice. Paesi di uomini viola, tutto color viola, perfino il maglio viola, anche probabilmente la mia scorreglia diventerebbe viola. Adesso non prego, ti noti le stupidaggini. Al paese degli uomini d'oro abbiamo imparato una lezione importantissima, ora dobbiamo essere prudenti come serpenti. Com'è che non c'è ombra d'uomo? Ci sono solo montagne intorno. Il paese degli uomini viola è una regione montagnosa con pochissimi abitanti. Scusate, devo fare pipì. Lunga vita all'imperatrice. Lunga vita. Cittadini, attenti. Cittadini, attenti. Per l'imperatrice è giunta l'ora di orinare. Preparatevi tutti. Questa è l'ora esatta.
aspettano l'imperatrice per pisciare. Cazzo, è una meraviglia per l'orecchio. Uomini nobili, uomini comuni in armonia, è così. Comandante! Ma sono uomini o donne? Chi non sa? Sembrano tutti maschi. No, sembrerebbero tutti femmine. E com'è che ancora non hanno finito? E sì, paziente, l'hanno trattenuta tutta notte. Cerchiamo un albergo dove fermarci. E come lo paghiamo un albergo senza soldi? Io ne ho. Nel paese degli uomini d'oro, la signorina Larry mi ha dato 10.000 giù. Cazzo.
li ho persi. E dove? Forse vicino al confine, vado a cercarli. E non cercare quello che non ti è mai appartenuto. Ma 10.000 già! Dobbiamo andarcene via di qui il prima possibile. Banconotte del paese degli uomini d'oro del valore di 10.000 yuan. Colui che le avesse smarrite è pregato di rivolgersi qui al dipartimento di assegnazione del pensiero per reclamarle. Aspetta un momento, non potrà essere una trappola. Stai dicendo che questa è una messa in scena? Non andiamo a riprendere il denaro? No. Ma 10.000 yuan? No, anzi, partendo no. Dobbiamo andare via di qui. Ai ordini. Ad aver perso i 10.000 yuan? Questo... E voi?
Gli uomini non smarriscono mai per affettatezza. Loro offrono solo con il loro cuore. Li ho persi io. Benissimo. Trovati. Sono contento di avervi trovato. Seguitemi per la restituzione del denaro perso. Adesso. Il controllo ha avuto esiti. È ormai certo che non sono uomini scoloriti, sono stranieri. Avete esaminato con cura? Erano completamente nudi, tutti e tre hanno i genitali maschili che solo gli stranieri posseggono. Voglio operarmi personalmente. Sì, signore. Non credere nel nostro paese,
Non ti è permesso non avere fiducia nella nostra suprema imperatrice. Sei in sovrano di un regno, vorrei ottenere la fiducia del popolo. Deve prima concederla. Anche il signor Confuzio ha delle idee proprio originali. Voi ci avete indotti a reclamare i 10.000 yuan per attirarci nella trappola. Ci avete ingannati! Infatti, proprio quei 10.000 yuan sono la prova del vostro crimine. Crimine? Avete introdotto un'enorme somma di denaro con l'intenzione di abbandonarla nel nostro territorio, indurre qualcuno a raccoglierla e a spargere la voce. Siete veramente pieni di immaginazione. Voi che venite dal paese degli uomini d'oro, com'è? Estremamente ricco, ma... Visto che è così ricco, perché non ci siete rimasti? Per condannare, si dicono... Bugie! Basta! Prepararsi per la castrazione! No! Non potete fare questo! Hai san ci tui hu, liang mu ci huai hu, zhe ren ci wei hu. È forse giunto il giorno dell'apocalisse! Che fate? Che fate? Castrazione! Castrazione! Ci conviene cominciare da te. No! Sarai operato per primo. Non puoi! Non puoi! Non possiamo permettere che altre persone siano diverse da noi. Chi non è come noi è contro di noi. No, non puoi! Vi rimuoverò il pene, poi vi inietterò le sostanze cerebrali dell'imperatrice, così sarete uguali a noi. No. Ehi, capo, cosa aspetti? Adesso solo tu puoi salvarci! Puoi porgere anche l'altra guancia! Tu qua che ti dimostri un segno di vita. Va bene. Dio! Padre, salva tuo figlio! Accidenti! Cosa c'è?
Ci siamo scordati di portare il condizionatore d'aria. Addio!